Federica, Centinaio. Grazie mille. Non parliamo. Ma bravo, nuova riunione? Bocche d'uscite. Presidente, il suo nome è ancora in campo o no? Abbiamo fatto dichiarazioni prima. Ma guarda, non è vero, il suo nome è ancora in campo o no? Beh, la vediamo contenta, insomma. La riunione si è conclusa con un aggiornamento a una prossima riunione, quindi... A che ora? Quando? No, non c'è nessuna data. Domani? Domani si iniziano i lavori d'aula e dopo si vedrà. Noi ci aspettavamo un cambio di passo che non c'è stato. Il gioco dei veti e controveti di centrodestra e 5 Stelle ha prodotto ancora una volta un nulla di fatto. E io credo che questo sia un atteggiamento grave, sbagliato. Non sta producendo un lavoro utile e a noi dispiace. C'è un'assunzione di responsabilità che compete ad alcune forze, mi pare che non sono nelle condizioni, almeno fino a questa sera, di assolverlo. Immaginavamo una novità che non c'è stata e questo sinceramente ci preoccupa per le istituzioni. Il problema è l'incontro con Berlusconi che pone il Movimento 5 Stelle. Lo dovete chiedere a loro. Noi abbiamo il dovere di segnalare che su questioni così delicate le istituzioni non vanno strattonate e questi giochi dovrebbero fermarsi. E domani il PD cosa farà? Questo lo decidiamo domani nell'assemblea dei gruppi che abbiamo convocato.